Il primo pianoforte invece che ho suonato era un pianoforte verticale, era di un mio maestro di musica, e era un pianoforte appunto verticale. Io andavo da questo maestro 3 volte a settimana e facevo con lui lezioni di solfeggio e poi facevamo insieme anche degli esercizi a 4 mani. Ecco, gli esercizi a 4 mani non sono né una pratica ginnica, tantomeno godereccia, insomma non hanno niente a che vedere, ma sono degli esercizi musicali che prevedono che l'allievo e l'insegnante mettano sulla tastiera tutte le mani che hanno a disposizione, 2 ciascuno, 2 più 2, 4, quindi a 4 mani. Li deve avere inventati una mente diabolica, perché praticamente l'allievo che siede da questa parte fa delle cose tipo... Poi quando, siccome fa sempre questo, quando ci prende un pochino gusto fa anche una faccina compiaciuta, tipo... Di sotto invece da questa parte, nelle note gravi, c'è l'insegnante che fa delle cose tipo... E l'allievo appena sente questo popò di roba, tutte ste note, dice «Madonna, quanto son bravo!» E anche se è scarsissimo, continua ad andare tutta la vita dal maestro convinto di diventare prima o poi Rubinstein. Quindi questa è veramente la diabolicità della mente che li ha inventati. Potrebbero avere un inconveniente, perché allievo e insegnante siedono sulla stessa panchetta. Io sono stato fortunato, perché il mio insegnante di musica era l'uomo più magro di Roma. Di una magrezza spaventosa, pensate, era un uomo senza, se si può dire anche in questo luogo, ma penso si possa dire, un uomo senza sedere, ma non che fosse sfortunato, non aveva proprio il sedere fisicamente, ecco. Le gambe a lui gli partivano direttamente dalla vita, come 2 tronchettini inguainati dai calzoni. Io non ero accorto all'inizio di questa sua caratteristica, tant'è che dicevo, ma guarda com'è gentile, vedi, è seduto proprio in pizzo per non darmi fastidio. E invece, no, e pensavo, dico, guardate, dico l'ultima parola così, dico, guarda quanto è carino, è seduto su una chiappa sola. E invece non aveva nemmeno quella. Allora, fortuna è stata, però lì invece ho capito che c'è una sfortuna, perché il pianoforte, tutti i pianoforti, sono anche dei mobili. E allora sul nostro c'era un bel vaso con dei fiori dentro, la madre li cambiava tutti i giorni eppure davano una puzza terribile. Io c'ero proprio davanti e inalavo questo simpatico odorino e dicevo, vedi, è proprio vero che la musica, l'arte, sono sofferenza, bisogna soffrire, bisogna faticare. E intanto inalavo, però anche un po' mi illudevo, anche se ero un ragazzetto, insomma, e facevamo degli studi classici, dicevo, vedi, secondo me stiamo diventando un po', erano gli anni 60, 70, stiamo diventando un po' dei musicisti alternativi e questo è l'inizio di una sniffatina. E perché succedeva che poi lo prendevo io, perché Fogliani stava qui, lui si chiamava così, no? E io stavo di qua, però sapete, io ero piccolo, avevo 12-13 anni, ma il naso già ce l'avevo così. Per cui prendevo tutto quanto io, insomma, avendo questa bella capacità di inalazione. Quindi pianoforte anche mobile, c'è gente che ci mette i fiori, il vaso con i fiori, lampadari, lampade, ammennicoli, soprammobili, qualcuno drammaticamente ci pone anche proprio lì in mezzo un centrino, anche da solo, per indicare qual è evidentemente il centro del pianoforte. E altri più gentili in bella mostra, quelle tante cornici d'argento, no? Quelle che raccolgono le scene mute della nostra vita. Io ce n'avevo una proprio di fronte e siccome non avevo molto da fare perché... E poi se già questo paradiso artificiale che si sviluppava attraverso i fiori, insomma, e così sognavo che un giorno avrei avuto anch'io, chissà, delle immagini da tenere dentro una cornice d'argento per imprimerla ancora più forte nel cuore. Centro tu poggiata sui ginocchi e vento di capelli sui tuoi occhi. Qui l'ombra cade giù dalla tua mano, un orizzonte di cane abbaia da lontano, tu aggrappata alla ringhiera di una tenera e distratta primavera. Pomeriggio lento, svogliato, ma già andato via
un dito sotto il mento e gli uccelli fuggono infilando il verde dove la città si perde. Sopra un foglio di carta vetrata luglio e tu, sdraiata tu, sporca di baci e sabbia, cerca le labbra smisurate dell'estate sulle mie. In quest'altra stiamo insieme come ridi di gusto e fino a soffocarti io stringevo agosto e te muovendoti con gli occhi miei per non scordarti. E ancora tu tra file di alberi che cuciono colline di uva bianca e tu sei stanca un giorno intero a bere vino e un contadino col bicchiere in mano lì vicino. Foglie arrugginite in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male, la tua faccia un po' tirata e una risata senza più allegria in coscienza. L'aria acerba della domenica mattina sopra l'erba, tu e lacrime di brina, guance colorate mentre sbucci arance, stupide bugie. Ferma lì, non muoverti, sorridi un po', adesso voltati, fai così, appoggiati, non dire no, amore, guarda qui. Gennaio è il fiato grosso, scala le parole, il sole andava giù, cielo di marmo rosso, tu un po' nera contro quella sera che scavava il nostro addio e scappava. La pioggia fina salta sopra i marciapiedi, noi a Moschina e tu guardi ma non vedi che è finita e tra le dita non ci sono che fotografie. Un azzurro scalzo in cielo, il cielo matto di marzo e di quel nostro incontro al centro, tu poggiata sui ginocchi e gli occhi tuoi per sempre nei miei occhi.